Ciao amici Value Investor, ci abbiamo messo letteralmente anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto e superato anche i 10.000 iscritti sul canale. Non vi nascondo che è stata davvero durissima. Io sono una persona comune come voi, non faccio lo YouTuber full time. Ho un lavoro, ho una famiglia, un figlio e ho tutti gli impegni personali che una persona normale con una famiglia, quindi riuscire ad incastrare in questi anni la mia vita con l'impegno del canale mi ha comportato davvero tante, tante rinunce e sacrifici. E ringrazio anche mia moglie perché anche lei ha sopportato tanti sacrifici e rinunce insieme a me e lo ha fatto perché sa bene quanto sia importante questo canale per me. Ma alla fine ne è valsa la pena, sono felice, rifarei tutto da capo e anzi, voglio alzare sempre di più l'asticella della qualità dei video. Ovviamente voglio ringraziare voi perché mi avete dato davvero tanto supporto e con i vostri numerosi commenti avete contribuito a completare, diciamo, i video. Vi ringrazio per ogni visualizzazione, ogni like, ogni commento e ringrazio anche tutti quelli che hanno sostenuto il canale con i super like. Siete stati davvero importanti per farmi capire che dovevo andare avanti con questo canale. E posso dire tranquillamente che più che un canale YouTube, questa ormai è diventata una vera e propria community di value investor. Voglio ringraziare anche i tanti colleghi YouTuber che hanno affrontato questo viaggio insieme a me. Ci siamo supportati a vicenda, ci siamo scambiati idee e suggerimenti e ci siamo anche divertiti insieme. Quindi grazie anche a voi ragazzi. Non so se avete notato che negli ultimi mesi ho schiacciato il piede sull'acceleratore aumentando il numero di video e spero anche la qualità. E questo ha comportato da parte mia un ulteriore aumento del tempo e degli sforzi necessari per il canale. Ma sono contento dei risultati e vorrei continuare su questa strada. Questo è un canale che non si finanzia dalle sponsorizzazioni perché non voglio abbassare la qualità dei contenuti per parlare di qualche azienda in cui non credo o che ha poco a che fare con i contenuti portati sul canale e continuerà ad essere così. Inoltre, niente argomenti in hype o clickbait per guadagnare di più dalle views, niente di tutto questo e sarà sempre così. Voglio continuare per questa strada e se volete aiutarmi a sostenere il canale, a rendere tutto questo lavoro sostenibile, ho creato una pagina Patreon dove con una piccola donazione mensile di 6 euro, sarebbero 5 euro più IVA, potete dare un supporto importante al lavoro che faccio su YouTube. Perché con questa donazione periodica mi aiuterete a continuare a lavorare in questo modo e in cambio per la vostra generosità avrete accesso al circolo dei value investor. In pratica un gruppo Discord, un gruppo su Discord, un'idea che vuole replicare un po' i gruppi di studio sugli investimenti di cui parla tanto Peter Lynch e che andavano tanto di moda negli anni 80. In the decade of the 80s, there's 8,000 investment clubs. These are amateur sort of average people just investing. These investment clubs, 62% of them, of these clubs, beat the market. In the decade of the 80s, only 25% of professionals beat the market. Quindi cosa si farà in sostanza in questo gruppo su Discord? Ci scambieremo ad esempio aggiornamenti e notizie sulle aziende che seguiamo, Alibaba, Meta, Intel, PayPal, eccetera, o su qualsiasi altra azienda che riteniamo interessante. Notizie magari dalla Cina e dalle azioni cinesi, perché ho visto molti di voi seguono aziende cinesi. Da parte mia vi darò in anticipo ad esempio le mie considerazioni sulle trimestrali e anche su quelle che non porterò su YouTube perché semplicemente è impossibile farlo, non posso portare tutte le trimestrali sul canale. Ci scambieremo idee su libri, articoli da leggere, video da vedere, ma soprattutto l'obiettivo del circolo è che sia un gruppo di studio. Non io che insegno a voi, io sono uno studente al vostro pari, anzi vorrei imparare anche da voi. L'obiettivo è proprio imparare insieme, quindi analizzeremo insieme aziende, il loro modello di business, il moat, se c'è, il bilancio, il valore, eccetera. E avrete la possibilità di condividere anche PDF se volete, quindi se avete fatto un'analisi di un'azienda potete condividerla
nel gruppo e io farò lo stesso. Il reale valore di questo gruppo quindi non sono io, ma siamo noi, perché la mia comprensione delle aziende, dei settori di business è ovviamente limitata, non posso conoscere tutte le aziende in tutti i settori. E poi ovviamente io ho un mio punto di vista personale, che potrebbe essere sbagliato anche chiaramente, quindi è l'unione delle nostre teste il vero valore in questo gruppo, soprattutto perché abbiamo lo stesso mindset, vediamo gli investimenti allo stesso modo, non compriamo azioni ma aziende, conosciamo la differenza tra prezzo e valore e sono convinto che essere costantemente esposto ad un gruppo di persone con una mentalità da value investor non farà altro che rafforzare il nostro mindset da value investor e quindi a spaventarci di meno se ad esempio le azioni crollano o a eccitarci di meno se il prezzo sale. Cioè il value investing più che una strategia di investimento è una filosofia e in quanto tale ha bisogno di contaminazione continua per essere rafforzata e arricchita. Quindi è il contributo di tutti noi che renderà questa community speciale. Infatti, quando scriverete qualcosa nel gruppo, non direte «Ciao Davide, quale pensi sia il moat di questa azienda, ad esempio?» ma direte «Ciao amici value investor, quale pensate sia il moat di questa azienda?» Quindi il circolo dei value investor vuole semplicemente essere la naturale evoluzione di questa community fantastica che si è creata su YouTube. Un posto dove possiamo condividere le nostre esperienze, le nostre idee, le opportunità che vediamo, imparare insieme e divertirci anche insieme e magari organizzarci anche qualche incontro dal vivo tra di noi. Mi sembra quasi inutile precisare che questa non è la sala segnali. Qua non si danno le dritte sulle aziende da comprare. Questo è un gruppo di studio e di confronto. Non c'è l'elenco delle azioni da comprare, quindi se vi aspettate questo, vi prego di non entrare nel gruppo perché resterete delusi. Quindi per supportare il canale ed entrare nel gruppo vi basterà aprire un account Discord se non ce l'avete già, andare sulla mia pagina Patreon, diventare sostenitori e vi arriverà una mail da Patreon con il tasto per collegare il vostro profilo Patreon a Discord ed accedere al gruppo. Molto semplice. Chiudo ringraziandovi ancora una volta per la bella community che siamo riusciti a mettere su insieme. Voglio alzare sempre di più la qualità del canale e se volete aiutarmi a farlo sono certo che ne beneficeremo tutti. Ci vediamo quindi nel circolo dei value investor o al prossimo video. Con questo è tutto, ciao da Davide!